Programma di allenamento completo per bruciare grassi, tonificare muscoli e migliorare la salute. Sei pronto ad iniziare? 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Slancio i posteriori carponi, gamba distesa. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non sforzare il collo, per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. 3, 2, 1. Stop. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non sforzare il collo, per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Slanci i posteriori carponi a 90 gradi. Scarica l'applicazione per un programma completo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cinque. Quattro. 3, 2, 1. Stop. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Slancia i posteriori carponi con incrocio, gamba a 90 gradi. Se trovi il video interessante, condividilo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione.
2, 1. Stop. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Movimenti circolari gamba. Pensi sia utile? Clicca mi piace. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, muovi la gamba su e giù invece di disegnare cerchi. Non piegare o inarcare la schiena, mantieni sempre il busto parallelo al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non ruotare il bacino, così potrai evitare eventuali problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali carponi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, non distendere la gamba. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. 3 2 1 Stop. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Se non ce la fai, non distendere la gamba. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. 3 2 1 Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali sul fianco, gamba tesa. 5 4 3 2 1 Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 3 2 1 Stop! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 3 2 1 Stop. Prossimo esercizio. Slanci frontali sul fianco, gamba tesa. 5, 4, 3,
2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. 5 4 3 2 1 Stop! Cambia lato nel minor tempo possibile, via! Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio, sumo squat. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio, affondi i posteriori. 5 4 3 2 1 Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio, slanci posteriori in piedi. 5 4 3 2 1 Pronti? Via! Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. 3 2 1 Stop! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. 3 2 1 Stop!
prossimo esercizio. Stretching femorali. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Stretching glutei. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Stretching abduttori. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Non forzare la rotazione. Fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cambia lato nel minor tempo possibile. L'ideale è eseguire il workout 3 volte alla settimana. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. 5, 4, 3, 2, 1. Stop!